later. Willis can always find time for you. Buonasera figliuoli, buonasera e benvenuti a un nuovo live. Per il momento siete pochi, ma immagino aumenterete con l'avanzare del tempo, sempre che vi arrivino le maledette notifiche, perché le notifiche come al solito non arrivano grazie a Twitch, quindi vabbè, se siamo capiti. Stiamo giocando a Dauntless, lo stiamo giocando su PC, che da quello che ho capito è l'unica piattaforma dove funziona senza singhiozzi, perché su PC in realtà funziona molto molto bene. Cos'è Dauntless? Cos'è Dauntless? Lo vorrete sapere, immagino, molti di voi già lo sapranno. Beh, Dauntless è semplicemente una sorta di Monster Hunter free to play, programmato da questi sviluppatori che avevano iniziato in realtà a svilupparlo prima che fosse annunciato Monster Hunter World, nella convinzione che non sarebbe mai arrivato un Monster Hunter su PC, o comunque ci sarebbe voluto ancora del tempo prima di vedere un Monster Hunter su console principali. Invece Capcom i Monster Hunter li ha portati con Monster Hunter World sulle console primarie, quelle da casa, e l'ha portato anche su PC, anche se in notevole ritardo. E quindi voi direte, e quindi Dauntless è fallito? No, non è fallito, lo hanno rielaborato, detta terra terra, l'hanno trasformato per diventare un magico free to play,
Un free to play che in realtà qualitativamente è di tutto rispetto, a volerla dir tutta, perché graficamente il gioco si lascia guardare, ha questo stile molto cartoon alla Dota-like, grazie per il follow. Qualcuno mi ha followato, sì, infatti. Molto la Dota-like, grazie a Soul Calibur Ruler per l'iscrizione che arriverà adesso. È fatto bene, è ben ottimizzato almeno su computer, e si lascia giocare. L'ispirazione a Monster Hunter è tutt'altro che secondaria, cioè il gioco ha una serie di aree, il gioco fondamentalmente si basa sullo sviluppo del personaggio in base ai nemici uccisi. I nemici si chiamano Behemoth e sono questi boss giganti, esattamente come Monster Hunter, con dei moveset variabili che una volta eliminati vi droppano pezzi con cui voi potete costruire le armature. Io ne ho già uccisi i primi due e il secondo mi ha droppato questa armatura che vi dà una notevole resistenza al fuoco e questo martellone. Che l'ho potuto costruire, ho potuto costruire tutta l'armatura e un paio di armi già dopo aver fondamentalmente ammazzato solo due mostri di quel tipo lì. Il che vuol dire che a livello di farming dei materiali, costruzione di armi e armature, Dauntless è estremamente più rapido di Monster Hunter, dove di norma di kill ne devi fare un bel po' di più di due per avere un set completo o quant'altro. Detto questo, il gameplay di Dauntless non è malaccio, si lascia giocare, è un action decente, è chiaramente ispirato a livello meccanico alle armi di Monster Hunter, ma è molto più semplicistico, è molto più basilare, le armi hanno molte meno manovre e fanno molte meno cose. Quella che sto usando adesso, il martello, mi ispira più che altro perché è per certi versi simile alla spadascia caricata, una sorta di variante semplificata della spadascia caricata, e quindi è una delle armi più complesse del gioco. Il fatto è che la sua complessità si riduce comunque a questo, cioè ha tre tipi di combo. La possibilità di saltare usando i proiettili che ricarica durante i colpi mentre correte usando il martello, quindi salta in aria usando il martello, e poi un colpo particolarmente potenziato in carica che lui può utilizzare dopo aver caricato tutti i proiettili. L'unica finezza tecnica del martello sta nel fatto che dopo aver caricato il colpo potenziato puoi a tutti gli effetti schivare e mantenere il caricamento dei colpi. Questa è l'unica mossa avanzata del martello. L'altra arma che ho è l'ascia e le altre due sono le falci non le ho ancora provate. L'ascia è basilarissima, è letteralmente la spada a due mani di questo gioco e funziona a carica, e l'unica meccanica avanzata che ha è la capacità di mantenere il movimento durante il salto, l'accelerazione durante il salto, slittando dopo aver sferrato un colpo aereo. È una cosa incredibilmente basilare e non si avvicina neanche lontanamente alle complessità delle armi di Monster Hunter World. Quindi è sì, questo gioco è letteralmente Monster Hunter World, meno meno. Io ho fatto le prime quest mi hanno portato appunto a costruire qualche armatura e a fare qualche arma, ma adesso ho delle altre quest, un'altra quest segnalata, e voglio capire se mi sblocca un altro mostro o quant'altro. Per il momento di mostri ne ho eliminati soltanto due, una sorta di scoiattolo gigante e una sorta di mini T-Rex infuocato. C'è stata una premessa nel gioco, il gioco ha un intro abbastanza carina in realtà, dove potete fondamentalmente, cioè cadete da questa nave in viaggio, dovete arrivare alla città e prima dovete uccidere appunto questo scoiattolone gigantesco. Buonasera a tutti quanti, ragazzi, buonasera Vajvix, e una volta superata iniziate il gioco normale. Il gioco normale è strutturato appunto da Monster Hunter. Cappa e spada, indossa e brandisci il tuo nuovo equipaggiamento, ce l'ho già addosso. Già fatto. Via libera. Raggiungi il livello 3, l'ho già livellato. Ok, mi dà già altri due mostri. Drask minore e Boreus minore. Accetta, va bene. Non sopravviverei certo nel Maelstrom, ma vabbè. Drask. Vedete che con ogni mostro vi sblocca anche la voce delle armi. Boreus. Il Boreus con questa armatura è meglio che non gli rompo il cazzo, perché questa armatura mi fa resistere moltissimo al fuoco, ma mi fa resistere pochissimo al ghiaccio. Quindi se vado a picchiarlo, mi sa che mi rompe. L'alchimista principiante, ok, crea due tonici incalzanti. Ok, c'è dell'alchimia, quindi. Tonici, pilone, creazione, vediamo. Ok, queste qua sono le piante. Tonico incalzante. Un aumento della velocità d'attacco tra il 10 e il 30%, questo non è affatto male. E adesso che l'ho creato, ho finito la quest. E quindi c'è anche un sistema alchelico. Ogni tanto si bugga... Inserisci un tonico incalzante, usa un tonico incalzante durante la caccia. Ok, allora, equipaggiamento. Dove come cazzo lo equipaggio? Qua.
Un tonico incalzante. Grazie per l'iscrizione, Vajvix. Grazie per l'iscrizione, Post Malor. Quindi devo fare una caccia. Tanto vale andare subito a rompere i coglioni, appunto. Allora, a questo punto... No, forse mi basta. No, devo fare questo e basta. Vabbè, niente. Andiamo a fare sta caccia. Usiamo un tonico incalzante. Inseguimento. Ci sono Behemoth congelanti e Behemoth folgoranti. Andiamo a picchiare il Drask minore, che è a livello di minaccia 2. È un po' più difficile degli altri. Userò il martello. Vedete, quando voi fate partire la caccia, vi fa ricerca server. Vi dice che vi trova un gruppo automaticamente. E vi fa andare automaticamente in cooperativa. Da quello che ho capito, non si può picchiare i mostri da soli. Non si possono fare le quest da soli. O se si possono fare, non ho ancora capito come cazzo si fa. Quindi, boh, se siamo capiti. Questo gioco è pay to win, per ora non lo sembra, Dudley. Mi sembra che tutti i pagamenti siano legati all'estetica. Questo è positivo, insomma. Vediamo, insomma, come... Ok, gruppo trovato. In realtà trova i gruppi abbastanza velocemente. Dopo le problematiche di server che c'erano state all'inizio, ragazzi, vi dico che in realtà sono entrato senza problemi e che mi trova i gruppi molto rapidamente. Bellissimo il counter Twitch su mobile che mi segna 4 spettatori, quando in realtà sono 100, tipo. Ok, partenza. A partire adesso. Caccia privata si può fare. Ah, interessante, buono a sapersi. Quindi si può fare una caccia da soli. Dopo ci provo, ragazzi, dopo ci provo. Sì, sono pronto. Vedete che i primi equipaggiamenti c'hanno tutti questa armatura qua. I primi set di armatura sono facilissimi da trovare. Allora, subisce questo da armi terrestri che non ho. E prende meno danno, ovviamente, dalle armature, dalle armi folgoranti che non ho. Ho armi di fuoco e un'armatura antifuoco, però è mediamente potenziata. Dovrei avere comunque abbastanza potenza e resistenza dell'armatura dell'arma, perché vedete che c'è un contatore che segna la difficoltà del mostro e la vostra potenza. Come mi sembra? Per un free to play mi sembra più che valido il Yuki Luke, e quindi capisco perché ha così tanti giocatori. Tralasciando il fatto che è crossplay, e questa cosa qua è molto positiva perché fondamentalmente ci può giocare la gente su PlayStation, può giocare con quella con Xbox, con quella con PC. Quindi vedete fondamentalmente gli altri giocatori da dove arrivano già nel caricamento. Si scarica dal sito direttamente. No, sono un centinaio per ora gli spettatori, ragazzi. Fai Play Dauntless, che è il nome del sito, e lo scarichi tranquillamente. È molto veloce. Tra l'altro, su Epic Game Store lo giochi. Però di giocatori ne ha tanti, nonostante sia su Epic Game Store. Il gioco non è male, come ho detto, ragazzi. Però se siete dei fan di Monster Hunter, non vi aspettate una roba a quel livello lì. È chiaramente inferiore, molto più semplicistico. Grazie per il follow. Molto, molto, molto più basilare. Ma questi qua che mancano, dove cazzo stanno? Cioè, tra 20 secondi io parto e non ci sono gli altri due. Vabbè, non è un problema. Grazie per l'iscrizione, Obi5. Hanno aumentato i server, quello sì, The One Ravian. Ci sono un botto di giocatori e hanno aumentato i server. Sì, Deepman, credo sia quello il problema. Cioè, ha varie armi, ottieni le armature molto velocemente, i mostri ci sono e sono mediamente interessanti, alcuni boss sono molto fighi. Però per il momento mi sembra un gioco abbastanza basic, quindi boh. Siamo solo in due contro questo mostro, che è più difficile degli altri. Non so se ci basteremo, ma insomma ci proviamo. È un altro da PC questo, comunque. Sì, sono i nemici che sono molto meno complessi di quelli di Monster Hunter, Vajvix, però i moveset delle armi sono anche estremamente meno complessi di quelli di Monster Hunter, eh? Ma proprio tanto, tanto, tanto. La mappa, tra l'altro, mi sembra sempre la stessa, cioè mi sembra avere delle diversificazioni estremamente limitate. Allora, andiamo a cercare sta bestiaccia. Immagino sarà come al solito là in campo aperto, intanto prendo dei porcini. Tra l'altro c'è questa cosa che per raccogliere le piante avete lo stesso tasto... Nope! Avete lo stesso tasto per cadere di sotto, la gravità anche qua fa una strage. Dove sarà? Di qua. Dove sei? Vecchio baldraccone. Eccolo lì, guardatelo che carino che è. Queste cose qua vi curano. Allora, io posso caricare il colpo del martello e schivare all'ultimo momento, che ho sbagliato ovviamente, bravo Aligi. Wow, cazzo. Ok, e ricaricarlo, se lo ricarico giusto, non... Aia, molto bene, benissimo. E posso anche usare questo scudo. Bam, vedete, il martello fa queste cose qua molto carine, nel senso che esplode i colpi in faccia ai nemici, ma se lo fate caricato, fondamentalmente gli fate molto più danno. Ok, vediamo di rompergli il culo a questo. Ecco, ho fatto la carica. La ricarico. 2, 3, 4. Bam, l'ho preso sulla coda. Non è. E se, dopo ogni colpo, voi potete fare la combo e ricaricare dopo ogni colpo. Sono abbastanza parato adesso perché sono... Ok, aumento la mia velocità d'attacco e anche quella di movimento adesso. Bam.
Non me l'ha ricaricato perché mi ha stordito prima. Ok, è andato giù. Carico. Vedete, i mostri hanno un moveset abbastanza basilare, però sono abbastanza incattiviti. Avete anche uno scudo che è attivabile, ovviamente vi diminuisce un botto il danno. Boom! Preso in faccia, ok. Perché gli ho caricato solo due proiettili. Come vi dicevo, col martello potete schivare all'ultimo momento e il colpo farlo con tutti e tre i proiettili quando lo tirate fuori. Almeno dovrebbe fare così, invece non me lo sta facendo. Come mai? Non lo so. Allora, facciamo che carico. 1, 2, 3, 4 e schivo. E poi quando arrivo qua, glieli sparo in faccia. Boom! Ok, mi sembrava strano. Devo toccare perché devo cliccare una volta. 2. Il danno da fuoco non gli fa malissimo, ma gli fa male. Aumento anche la mia velocità d'attacco un'altra volta. Boom! Bam! Grazie scudo. È un buon momento per una pozione. Ne ho 4, ma quel coso lì non mi sembra difficilissimo da schivare. Ok. Bella codata. Sì, il comparto tecnico non è assolutamente malvagio, ragazzi. Ok, ha questo stile che so perfettamente che non piace a tutti, però ha il suo sporco perché, nel senso che comunque avete, potete anche curarvi volendo se state qua sul geyser e il nemico non vi rompe i coglioni. Anche Genius non sta messo benissimo così a occhio. Tra l'altro non ho evitato granché bene quel colpo. Non tutte le mosse sono cancellabili. Mi ricarico. 1, 2, 3, 4, schivata. Aspetto che mi torni un po' di stamina. Anche Genius non sta messo benissimo. Boom! Carica. Mi levo. Carica. Mi levo. Carica. Mi ha preso. Gli ha staccato la coda? No, gli ho dato fuoco. Boom. Boom. Potete anche, come vi dicevo, fare un doppio salto con il martello, che è comunque carino, perché danni le fa. Mi ricarico tutto. E ora ho il colpo caricato. Bam! Mentre è congelato, sono tante botte. Mancato. Adesso ricarico tutto, va. Ho sbagliato a ricaricare, mi sono rallentato. Boom! Bam! 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 E mi levo. Mi ricarico. Aia, mi ha preso. Vabbè, adesso lo scudo. 1, 2, 3, boom! Mi ha preso ancora. Vabbè, tanto ho le pozioni, le ho. Si è caricato male lui, povero stronzo. Bam! Bam! Questo gli ha fatto male. Drask minore ucciso. Vedete, il combat system non è malvagio. Ha il suo sporco perché. Mio rango A. Vabbè, potevo fare meglio. Funziona, funziona. Vi dà un botto di ricompense immateriali dopo che avete eliminato il mostro e potete costruire un sacco di robe. Giochi con gli iscritti Game Passion. Se ce l'avete, sì, volentierissimo. Anzi, mi viene molto, molto facile. Sì, è quello il punto, Jungle is Massive. Cioè, ha un botto di giocatori. Adesso hanno migliorato i server e capisco il perché. Nel senso che, se si conta che è un free-to-play fatto molto bene. Cioè, comunque poter giocare un Monster Hunter, meno, ma comunque un Monster Hunter, cioè, alla fine non è un Monster Hunter, ok, però è una versione un po' scrausa di Monster Hunter, però insomma, è comunque un gioco valido. Cosa devo completare da lei? Ah, completa Boreus minore. Vabbè, mi dovrò costruire la roba del Drask per fare il Boreus, perché sennò prendo troppi danni. Questo è il Mediatore, invece. Saluti, Slayer! Ma sei Master Chief?
Incontro il mediatore. Ah, ok, perfetto. Queste qua sono le celle che avevo già messo nelle armi, in realtà. Perché praticamente le armi hanno delle celle che le potenziano. Quindi comunque c'è una roba abbastanza interessante. Cioè, voi potete... lui vi dà delle celle su tutto l'equipaggiamento. Voi potete utilizzare queste celle per fare dei discreti disastri. Io le ho già inserite in buona parte del mio equipaggiamento. Ma prima di andare a prendere a picchiare l'altro mostro e completare l'altra missione che ho, perché queste sono le missioni basilari, andrò a costruirmi l'armatura di quel mostro là. Non so se le armi mi convengono, potrebbe essere un'occasione tra l'altro per provare un'altra arma, già che ci sono equipaggio, vi faccio vedere l'ascia, già che ce l'ho. Ho anche gli artigli, cosa fanno gli artigli? Gli artigli non li ho ancora usati, lista combo. Allora, XXXXX, YYY, XXYX, perfetto, consuma stamina, lami turbinanti, e ha vortice di lame che tieni premuto, ok. Lancio con catene scaglia le lame da una distanza sicura, da fermo. Però non è solo, ha solo un attacco caricato. Trazione con catena, attacchi con lame. Tra l'altro questo, se non erro, ha un attacco diversificato se non vi muovete. Cioè se state fermi, attaccate da fermi, fa un attacco verticale. Questa qua è la sua unica tecnicità. Disinnesto acrobatico. Ok, queste sono le doppie spade più facili, fondamentalmente. Sono le doppie spade solo chi ha la catena che ti avvicina e la catena che ti allontana. Perfetto. Mi ricorda un po' Fortnite, beh, lo stile è quello, ragazzi. Questo è, credo, proprio Unreal Engine utilizzato per essere cartunesco. Bella st'armatura. Grazie per l'iscrizione, Damian Deadman. Bella st'armatura, mi piace. Elmo di Dragalische. Debole contro terra. Ma quindi no, non è male come armor. Meno resistenza al fuoco, più resistenza al gelo, più resistenza al... Ok, resistenza al gelo è quella che mi serve. Quindi la mettiamo e la equipaggiamo subito. Ah, non ho abbastanza pezzi. Vabbè, me ne bastano due. Non mi fa schifo. Poi dell'altro mi metto quell'altra. Mi metto questa. E l'elmo e il resto lo farò quando ne ammazzerò un altro. Vediamo se riesco a costruire anche un'arma. Molto bella stramatura, è molto stilosa. Mi piace un sacco. È vero che adesso non c'ho l'elmo e le cose. Vabbè, l'elmo l'ho fatto invisibile sempre. Però, equipaggiamento. Vedete, moffole di Gnasher. Artigli brace viva, ma sì, può andare bene. Le armature hanno un bello stile, cioè comunque a livello artistico ci hanno lavorato, si vede. Vediamo invece le armi. Non posso fare nulla perché mi mancano le pelle di Drask. Ecco, ad esempio, visto che ho già il martello, già questo, avrei fatto volentieri la lancia di Drask. Che la picca fulminea non l'ho ancora vista. E là invece la spada è quella che vi danno all'inizio, che è un'altra arma interessante, molto combo based. Comunque, vabbè, andiamo a farci anche l'altro mostro con queste armi. Inseguimento, Behemoth congelanti, Boreus minore. E tra l'altro mi cambio ancora l'equipaggiamento, mi tolgo la criniera divampante perché è questa qua. No, mi metto questo che non ha debolezza al ghiaccio. Perfetto. Kefia mi ha inviato un... Aspettate, no, come faccio a invitarvi in caccia? Oddio, non ho controllato. Non ho assolutamente controllato. Sorry. Cosa è successo? Qualcuno mi ha followato, grazie per il follow. Dopo inizio il farming, quello vero. Dopo questa caccia, ragazzi, e dopo aver provato queste armi, andiamo magari a uccidere qualche mostro assieme. Non so come fare ad aggiungere, a accettare la richiesta di amicizia di Kefia, però. Come cazzo faccio? Dopo controllo. Partire adesso. Non è malvagio, Matsui, non è malvagio. Pensavo peggio, all'inizio mi sembrava molto, molto, molto più scrauso. Invece non è così... Non è terribile per niente. Non è terribile per niente. Allora era XXXX, era XXYX, XXY caricato X. Mi sembra, adesso fammi rivedere. Sì, XXXY caricato X. Ok, va bene. E poi da fermo, coso, va bene. Siamo ancora in due. Ogni tanto non trova gli altri due. Ok, siamo in tre adesso. Lei ha un'armatura del mostro che stiamo andando a cacciare, che è molto sensata perché ovviamente è anticongelazione. È anticongelazione, sì, è anticongelamento. Siamo... Ok, ci sono due con l'armatura anticongelamento, quindi direi che siamo a posto. Ho visto nuovi video di Iceborne di oggi, Sky Necro, e sono molto fighi. Poi ne parliamo. Ringos mi ha inviato una richiesta di amicizia. Ma come cazzo faccio a accettarle? Dopo le accetto, ragazzi. Devo solo vedere come mica si fa. Dopo ve le accetto, non so come si faccia, ma dopo ve le accetto. Finita sta caccia. Brain Driller, XXX carichi Y, spacca. Adesso la provo. Adesso faccio dei test, perché questa volta è stata prima. Se ci fosse una roba di 1, 2, 3, 4, ok. Invece così è bam, 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 verticale. Molto bene, mi piace. Invece così è diverso. Ok, se state fermi vi fa il colpo verticale se stessi.
Ok, la mappa è diversa solo a livello di... Ok, minchia, ma è già là. Ok, va bene, basta dirlo. Ah, minchia, c'è il teletrasporto, perfetto. Bella sta cosa che vi potete distanziare. Quante cariche ha? Le cariche se le sviluppa... Allora, 1, 2, 3... Dove sono? 1, 2, 3... Ho capito, ho capito, ho capito. Allora, scudo. No, non ce l'ho. Allora. Grosso sto coso. 1, 2, 3. Ta 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 ta. Sì, comunque ha il colpo come... Ok, ho capito. Ok, ho capito. Ha esattamente la mossa come le doppie spade di Monster Hunter, che se tieni, se stai fermo ma fai un botto di danni. Abominevole. E poi ha anche il teletrasporto, cioè che ti avvicini. Ti avvicini con la catena e te ne vai con l'altra. Allora, questa qua è verticale. È immune. Come sarebbe di immune? Sei immunizzato al danno? Devo picchiarlo? Ha una schivata anche diversa. Sono molto belle queste armi, mi piacciono un sacco. Queste va sono valide. Allora, glielo devo rompere? Non so se sia rompibile o se bisogna semplicemente aspettare, in tutta sincerità. Ha un range limitato però sta cosa. Vabbè, io caro, io mi curo intanto. Via. Come gliela rompo sta cosa? Ma è rompibile? Ah, devi colpire i minion. Ok. Finché non rompo questi, quindi... È ancora immune? Io, quanti cazzo sono? Vabbè, non importa. Potenziamento ancora tre colpi contro Boreus. Adesso posso colpirlo? Sì, cazzo. E gli tolgo anche un bordello. No, posso dargli solo tre colpi. Quindi bisogna rompere sti cosi. E quando li uccidi, ti danno la possibilità di colpire i Boreus. Questa è una meccanica mediamente interessante, nel senso che comunque la si è vista relativamente poco in Monster Hunter. Però il fatto è che io ho un'arma che funziona a combo. E se non ho i colpi contro... Oh, vabbè, si è tolto la barriera comunque. Aia, mi ha dato una mina che bastava meno. 1, 2, 3. No. Adesso ho preso fuoco. Via. Ok, mi curo. Adesso ritorno. Ciao Boreus. 2, 3. Verticalati, bam, 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 via dal cazzo. Ah, mica è già morto. Vabbè. Ci è voluto veramente poco con le armi di fuoco. Maestria, Boreus. Breus. SP. Ho fatto un culo così a sto Boreus. Vabbè, ma è facile, ragazzi. Cioè, questo qua per uno che si è fatto tutti i Monster Hunter. Si è fatto 4-5 Monster Hunter in vita sua, è una cazzata. Cioè, per me sto gioco è una passeggiata di salute. Non so, per ora i mostri sono proprio gratis, di una facilità imbarazzante. Non sono male sti dual. Mi sa che per ora sono la mia arma preferita, nel modo più assoluto. Allora, li ho uccisi tutti, quindi ho finito la missione. Vediamo cosa posso costruire. Andando avanti saranno più tosti. Sì, Lucky Luke, ma ricordati che io vengo da Monster Hunter e dalle G-Rank. Per me, più tosto deve essere molto tosto. Cioè, per me, tosto è farsi un arcitemprato da solo, per dire. O farsi lo scimmione in G-Rank, per dire, o farsi la Cantorex con l'armatura non abbastanza forte per ammazzarlo. Questi sicuramente ce ne saranno alcuni che rompono i culi, ma non credo a quel livello lì. Sì, esatto, Roberto Sassi. Non... È un Monster Hunter meno complicato. Comunque studiato, perché comunque si vede che hanno fatto un bel lavoro. Non sembra pay to win, cioè sembra comunque molto indicato. Bella sta armatura, chissà di che mostro è. Comunque molto ben fatto, con un bel loot system e delle belle battaglie. Indicato per quelli che non vogliono perdere la testa su tutte su tutte le rotture di cazzo e le complessità di Monster Hunter, e dicono: io voglio un gioco così, ma che non mi faccia impazzire. E per un free to play mi dà l'impressione di essere un progetto più che valido, vi devo dire la verità. Pensavo veramente molto peggio. All'inizio mi dava: bella sta armatura, mi piace. Allora, la voglio assolutamente. Fa molto vichingo. Io le cose vichinghe non posso che apprezzarle.
Allora, adesso voi mi avete fatto le richieste di amicizia. Come faccio a vederle? Maledizione. Come faccio a vederle? Enter per la chat. Menu ESC, ok. Grazie per il follow. Dove le vedo le richieste di amicizia, ragazzi? Porca vacca. Vacca porca. Personalità? No. C'entra un cazzo proprio. Diario missioni? Xam. Cosa devo schiacciare adesso che mi hai... Ah, qua! Perfetto. Aggiungi amici. For reals. Accetta la richiesta d'amicizia Epic. Kefia. Ecco. Accetta la richiesta d'amicizia Epic. Ringost, accetta richiesta di amicizia Epic, Sam, accetta richiesta di amicizia Epic. Allora, adesso vi ho e vi posso mettere in gruppo. No, non credo. Chi posso invitare? Non lo so. Ringost, invita al gruppo. For Rius, Exame, Games Eager, come faccio? Chi è che mi ha invitato prima? Game Passion, tu sei Games Eager? Kefia, ma non ti vedo. Perché non ci sei tu? Non ti vedo, Kefia. Ah, Games Eager, infatti mi sembrava strano. Invita al gruppo. E poi ho Xamo for Rius. Mi dispiace. Vabbè, invito Xam, ragazzi, perché sta già in città. Mi spiace che il gruppo è da 4 persone, quindi non è che ci posso fare molte di più. Comunque, vabbè, ho questa armatura di ghiaccio per il momento e non posso costruire nient'altro per il momento, mi piace molto però. E niente, andiamo a fare cose, vedere gente, immagino. Andiamo a finire queste quest. Dalla tipa, che immagino mi sbloccherà altri mostri. Sì, ho ucciso tutto quello che potevo uccidere. Sull'orlo della tempesta. Scarne Shrike. Shrike è... ok, bello. Bello il gufone, mi piace un sacco. E Scarne è un altro mostro. Va bene, cosa volete uccidere, ragazzi? Per me non c'è problema. Andiamo a uccidere il gufone? Magari è buono il gufone. Non lo so, forse dovrei provare a potenziarmi. Andiamo a uccidere il gufone, va? Questo ci vuole qualcos'altro. Il gufo è carino, va bene, facciamo il gufone. Tintura della recluta, cosa fa? No. Creazione. Tonico del bastione. Mi mancano i cardacciai. Va bene, dai, andiamo a fare lo shrike, dai. Potenza consigliata 150, però sono una sega per lo shrike. Vabbè, chi se ne fotte, voi immagino sarete più forti, ragazzi. Ok, ho attivato. Perché cercando gli slayer? Annulla il matchmaking. Cioè, se io volessi cacciare con voi, grazie per l'iscrizione Ray, grazie per l'iscrizione Tetramir. Cioè, io voglio cacciare col mio gruppo. Come faccio? Chiudi. Sbagliato? Ah, devi fare caccia privata. Ma porca puttana, vabbè, mi tolgo la sta caccia. Il fatto è che adesso come faccio a annullare? Ho fatto annulla matchmaking. Però non me l'ha tolto. Porca puttana. Porca puttana. Non voglio. Adesso ora che me lo trova. Ciao proprio. Sì, quando la trova faccio abbandona, infatti. Adesso lo levo. Già che ci sono, ne approfitto per prendere quell'altra quest, che magari è utile. Questo cosa fa? Illumina il cammino. Gruppo trovato. Non ora. Abbandona la caccia, perfetto. Illumina il cammino. Ok, sfida dello Skarn. Cos'è sta cosa? Shrike. Skarn. Ok, sono altre due lanterne. Ho bisogno di uccidere appunto quei mostri. Va bene, allora andiamo a fare caccia privata, ragazzi. Sì, c'ha qualche bughetto, eh. Allora, inseguimento. Caccia privata. L'ho fatto però. L'ho fatto caccia privata. Ora devo rifare il gruppo? Gruppo di caccia. Ok.
Inviti al gruppo. Invita al gruppo. Invita al gruppo. Invita al gruppo. Va bene, grazie per l'iscrizione, Manofrigio. Ok, ho Ringost. Gli altri inviti ve li ho mandati, ragazzi. Questo è console, non so se... Questo lo posso potenziare, già che ci sono. Schifo non mi fa. A me non mi pompa un attimino. Anche questo lo posso potenziare. Sì, ma me la sta facendo sta caccia oppure no? Ma non è andata la caccia alla fine. Caccia privata. Ok. Rinvito. Ah, mi trovo. Ok, Games Eager. Exam. Però non lo stava facendo. Cioè non stava entrando. Xam non mi sta rispondendo agli inviti. Quindi invito for reuse a questo punto. Ok, gruppo trovato. Sì. Grazie al cazzo. Rios non mi sta rispondendo. Game Passion non c'è ancora. Finisce che la facciamo in due sta. Mi sa che l'ho inviato troppo tardi. Siamo partiti. No, si è unito il gruppo. Vabbè, siamo in tre. Siamo in tre. Per l'equipaggiamento mio di Ringos mi sa che siamo un po' sottoequipati. Così a occhio. Siamo molto sottoequipati, quindi potrebbe essere un problema. La tua caccia è cominciata, quindi niente, no. Non è entrato Game Passion nella caccia? Sì, mi sa che siamo soltanto in due. Siamo un po' nella merda. Partenza per l'isola in... siamo solo io e te. Perfetto. Come si fa a uscire, quindi? Non si fa. Non si può eliminare la caccia, Ringost? Toglierla? Vabbè, proviamoci, dai. Che cazzo se ne frega, Ringost. Al massimo proviamo dopo. Proviamo, proviamo. Prenderemo schiaffi, ma vabbè. O magari ce la caviamo e ci riusciamo lo stesso. Lo so che prendo molto più danno, Stefaso, però ci proverò. Sarà difficilissima, ma ci proveremo. Siamo sottoequipati a merda. Ma... Non so neanche dov'è lui, peraltro. Ok, questa mappa è un po' diversa, se non altro. Quante morti hai prima di venir massacrato dal mostro? Dove devo andare? Dove è finito Ringost? Ecco, anche sta cosa che non ha la mappa che ti segnala dove sono i tuoi compagni è preoccupante. Eccolo là. Va bene. 3 più alcune rianimazioni, va bene. Ma Ringo, stai andando verso dove sai che c'è il mostro oppure... Mi sa che sa dove sta andando. Non credo. Sì! Oh wow! Ci ha lanciato una Duken così subito a muzzo, va bene. Basta chiedere.
Questo è un bel range, tanto vale tenere un po' la distanza. Via. Siamo molto molto difensivi. Che se è vero che mi fa un danno fottuto. È un piccione gigantesco. È un giga piccione. Non sto ricaricando. Ok, questo non va bene. Aia, che mina che mi ha tirato. No. Cattivo. Piccione cattivo. Tornado. Bello. Beh, questo è un mostro caruccio comunque. Oh, che è successo? No. Stai buono, piccione. Niente Hadouken, piccione. T'ho mica dato il permesso di fargli Hadouken. C'avevi il permesso di fargli Hadouken, secondo te? No, invece. Uno, due, tre. Mi levo dal cazzo. No, non ho più l'abilità. Vabbè, mi levo dal cazzo lo stesso. Occhio Ringos che ti ha fatto un botto di danno. Via, 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 via. Hadouken! Lo sapevo. Ricaricati, stamina, ricaricati. Un po' arrabbiato. No. Allora. Uno, due. Via. Tornado. Questo è mio. Questa è una pianta carina. Aia. Pugni. Scudo. Sembra un po' arrabbiato. Via. Via. Occhio. Uno, due, tre. Via. Ho due cariche. Bravo, Hadouken. Hadouken. Non ho più la stamina. Scudo. Non c'ho lo scudo. No. Fai il bravo. Uno, due, tre. Via dei cazzi. Aia, questa mi ha preso. Stai buono, piccion. Che cazzo. C'ha dello stile. Spero che la sua armatura sia figa quanto lui. Stai buono con i tuoi Hadouken. Non va bene. Wow, sono salvo per un pelo. Via. Da lì lo prendo. Via. Grazie scudo, ma meglio se mi pupo una pozioncina. Ehi. Via dalla Duken. Ok. Uno, due, tre. Oh no, non va bene. Stai buono lì. Ri. Pem. Pem. Pem 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 pem. Via. Ciao. Uno, due, tre. Via. Uno, due, tre. Cosa sta facendo? Ok, mi sembra molto incazzato. Quindi hanno la rage anche loro, buono sapersi. Preferivo di no. Hanno anche loro la rage, interessante. Tieni premuto L1, cosa fa? Cosa ho lanciato? È molto incazzato. Lancia i tornadi. Lancia una duca impompato. Ok, questo mi ha fatto del male. Oh, anche in aria lo posso fare. Via. Ciao. Uno, due, tre. Mi levo. Ok, non è più incazzato. Ora posso picchiarlo fortissimo. No, 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 no. Lì mi devi portare. Uno. No, dove vai? Dai, che cazzo. Uno, due, tre. Che cazzo. Ho sprecato l'occasione di fargli un danno fottuto. No, non devo cadere di sotto. Non va bene. Via dalla Duken. Ok. Via. Questa è area. Merda, è area. Mi ha preso proprio male. Mi curo, va. Olè. Uno. Due. No, ad area. Dov'è? È là. Mia. Minchia nel culo quante te ne sei prese. Di più ne vuoi? Uno, due, tre. Cos'è quel colpo del tornado fighissimo che sta facendo Ringos che io non ho? Come si fa a fare? Dov'è andato? Scappano anche qua? Come in Monster Hunter? Scappano anche qui come in Monster Hunter, ragazzi?
Ringos, com'è che l'hai fatta quella mossa? Ah, è l'abilità della sua lanterna. E invece l'abilità della mia lanterna era fai delle lucciole di merda dove c'è il mostro? Preferivo la sua lanterna alla mia. Vabbè, adesso me la costruisco. Non c'è un geyser curante, vero? Là. Ecco. Per poco non mi rompe con la Duken, tra l'altro. Si è arrabbiato. Il Behemoth è fuggito. Ma non è vero. È qua. Via. Non mi sembra fuggito. Mamma mia, quanto cazzo di danno fa sta abilità. 2, 3. Ok, sto prendendo un po' di dimestichezza con queste armi. Via. Adesso è arrabbiato. Si è arrabbiato. Occhio Ringos che è molto incazzato. Con L3 fai il Loki istantaneo. Sì. Premi L1 fai lo scudo. Ah, ok, va bene. Sì, fin qua ci sono. Lo scudo adesso può tornarmi comodo. Via, via. Mamma mia, che range che c'ha sta arma. Vabbè, il tornado con lo scudo mi ci pulisco il culo proprio. Vieni qua. Via. Ok, si è scaricato. Ora so cazzi sua. 2, 3. Ah no, invece ha fatto il caricone. Va che simpaticone. Gli attivo ancora le lucciole. Magari lo disturbano, non lo so. Che fai? Vieni qua. No. Bam. Babam. Bababam. Bababam. Però ne consuma di stamina sta arma, Madonna. Ok, bravo, resta stordito. Bababababam. Via. Via. Vieni qua. Ciao. Uno. Due. Hadouken. Uno. Due. Via. Aia, presa nella faccia. Ho uno scudo però. Appena mi si ricarica la stamina, devi staccargli il pacco. Indo culo. Oh no, mi ha fatto molto male qua. Non pensavo. Mi ha proprio danneggiato fortissimo. Penso che mi curerò. Ok, è stunnato. È il momento di Bruce Lee. Uno, due. 3. Si è arrabbiato ancora. Ha droppato delle cose. Scudo time. Quando è arrabbiato, scudo time. Bravo, fai le tue cosine. Io mi curo ancora. Ringos dov'è? È finito lì sotto? O no? Ah no, è qua. Via! Grazie scudo che non mi hai fatto morire malissimo dopo questa carica. Via! Molto bene. Secondo te conviene prendere Monster Hunter World adesso? Mitred, conviene sempre prendere Monster Hunter World perché è un gioco della Madonna. È morto. Vabbè, mamma mia. Meno male che doveva essere super difficile. Facevo anche con la prima roba, anche se ho fatto CD Rang. Va bene, è andato. Non mi è sembrato particolarmente complesso. Però è vero, è un mostro carino questo. Se non altro, è un mostro molto carino. Adesso siamo ancora a gruppo. Bella questa armatura. Ma adesso vado a vedere cosa posso costruire con l'arma dello Shirk. GameSeeker ha abbandonato il gruppo. Ok, sì, ti rinvito Games Passion, aspetta, invita. Guardate come bugga strano, come buggano strani gli inviti. Andiamo a vedere cosa posso costruire con l'armatura del coso. Allora, tanto lui posso creare questa qua dello Shrike. Cosa ha di abilità?
Aumenta la velocità del movimento del 40%. Crea un'area 15% di velocità. Questa è più bella dello Skarn. Però l'equipaggio, quella del... Abbiamo l'armatura. Armatura piccione. Non posso fare un cazzo? Perché? Ma non mi ha droppato niente dello shriek, praticamente. Ma che sfiga. Ma perché? Games Passion, t'ho già invitato, ma continui a abbandonare il gruppo. Due più malare con torta. Non mi ha dato un cazzo dello shriek. Ma proprio una minchia mi ha dato. Dovevi rompergli gli artigli. A sto punto tanto valeva prendere il martello. Equipaggiamento. Prendiamo il martello. E la coda. Allora, posso potenziare ancora questa però. Però l'altro mostro cos'è? Behemoth terrestri. No, Ublaze, a quanto pare era l'abilità della sua lanterna. Comunque adesso facciamo... Allora, invito anche Ublaze intanto. Se c'è. Mi sa di no. Allora, reinvito Gamezeager. E reinvito Ublaze. E dovremmo essere in 4. Ma le armi le posso potenziare oppure no? Sì, ma come le potenzio? Ah, non ho i materiali, ecco perché. Però dovrei avere... Nessuna mod. Cella della furia. Cella dell'agilità, molto bene. Cella di supporto eterico. No, mi piace più questa. Vololo, grazie per l'iscrizione, Trev. C'è l'antitrauma, yes. C'è la della furia più uno. Vabbè. C'è il supporto eterico. Può bastare così. Va bene. Allora, siamo in gruppo. Tieni premuto. Andiamo a fare sto cazzo di Skarn. Caccia privata faccio sto giro. Lo Skarn dovrebbe essere molto più facile del piccione. Piccione era un buon mostro, mi è piaciuto abbastanza. Questo non va bene. Meglio queste, che sono, che non hanno debolezza al terreno. Ah, interessante la Kilux. La barra della lanterna si ricarica prendendo le cose sparse per la mappa. Mi sa che ho usato il materiale che mi è droppato dal piccione per fare la lanterna. E come diretta conseguenza non ho avuto poi i materiali per fare l'armatura. Potrebbe essere quello. Magari ho droppato soltanto un artiglio del cazzo ed è stato quello. Partire adesso. Dovremmo esserci tutti, ragazzi, sto giro. Dovremmo essere in 4. Yes. Ublaze ha un'armatura di un qualche altro mostro che non ho ancora visto. Forse è quella del piccione, ma non ne sono sicuro. Gamezeager invece ha un'armatura che sembra uscita da Mad Max, che è molto molto tamarra. Va bene, va bene. Siamo belli pronti. Andiamo a rompere il culo a sto coso. Comunque non è malvagio il gioco, assolutamente. Non è assolutamente malvagio. Considerando che è un free to play, la velocità della progressione e in generale il gameplay sono più che validi. Cioè mi sembra comunque un ottimo gioco per un free to play, pochi cazzi. Cioè
È ovvio, non ci si può aspettare che sia un gioco all'altezza di Monster Hunter World. E poi con Iceborne in arrivo, grazie al cazzo. Nel senso, Iceborne migliorerà ancora di più le cose. Però, per essere un free to play, capisco perché ha avuto il successo che ha avuto. Comunque, questi qua si sono fatti il culo. Cioè, questo non è un gioco fatto in poco tempo. Questo è un gioco su cui hanno chiaramente lavorato per molto, molto tempo. Non credo che farò mai degli MMO nelle pregenzioni di Pepman, perché gli MMO sono giochi in continua evoluzione e quindi una pregenzione non può mantenersi stabile, insomma. Infatti anche quando vengono aggiornati i giochi di norma le aggiorno nel tempo, però io non riesco a stare dietro agli MMO. Il Warframe dei Monster Hunter e l'Adepson? Forse, forse sì, anche se con meno contenuti. C'è uno stream PlayStation di Death Stranding, Solid Link. La vedo improbabile. Andiamo a picchiare sto coso, va. Yoink. Piglio le lucine. C'è lo stream? Ah, c'è MyCrypto, è un video in loop per domani. Ok, questi qua sono materiali. Yoink! Andiamo. Sì, se è uno stream random, ragazzi, non dirà e non farà vedere un cazzo, sicuramente. Let's go! Dov'è il mostro? Sta di là. Yoink. In Giappone sarà anche già domani, ragazzi, ma dovete valutare che Kojima non sta in Giappone. Kojima sta tipo in Europa. Dove devo andare? Sono perso completamente. Ah, siete di là, ragazzi. Va bene. Anche lì dovrebbe almeno indicare la direzione dove si trovano i vostri compagni di gruppo nella mappa. Sì, se non sbaglio, lo studio di sviluppo l'ha aperto mica ad Amsterdam. Beh, mostro? Dove sta il mostro? Dove siete, raga? Dove cazzo sta? C'è il razzo di segnalazione. E chi minchia lo vede? Non ho più la lanterna che mi permette di vedere dove sta il mostro, ragazzi. Ne ho un'altra. Ah no, aspetta, adesso ce l'ho. Invece il cazzo. Dove minchia vado? Ma sto coglione dove cazzo è? Appare sulle coordinate sopra. Ok, peccato che non lo vedo. Sento il rumore del detuono, ma... Là c'è il razzo, ok. E là c'è lo stronzo, perfetto, trovato. Sì, appare sulle coordinate il cazzo, cioè... Adesso è apparso, adesso è comparso. Arrivo! Ah, Madonna. Già così? Tu sei nuovo e già non mi piaci come mostro, perché sono già in un tornado di morte. Bam. 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 Boom. Ok. Bam. Carico. No.
Ho dato una caricata magica al martello. Voglio capire come ho fatto. Così! Ho fatto così! E adesso so cazzi tuoi. Boom! Ok, ho capito come dare la botta col martello. Bam, boom! E ricarica. Bam, boom, bam, 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 caricone. Boom! Così si ricarica completamente. Boom! Bam, bam. Ricarico. Uno, due, tre. Mamma mia che mina. Boom! Ok, mi sono ricaricato ancora. Uno, due, aia. No, scudo. Uno, due. Mi ha mancato. Uno, due. Schivata. Bam! Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre. Io ho rotto il culo. Bam, bam. No, ho sbagliato la ricarica. Mazza che mina che mi sta tirando comunque. Si è arrabbiato forte. Uno, due, tre. Aia. Sì, è facilone. Oh, si è calato. Bene, uno. Tre, four. Bam! Cosa sta facendo? È su due piedi. Uno, due, tre. Boom! Mi levo. Bam! Boom! Così, adesso si carica. 2, 3, 4. Boom! Gli ho fatto di male. Vedo un'ascia. È andato giù. Ho fatto volare di sotto, però non sto messo benissimo. Merda, non mi fa mai finire la combo, è troppo lenta. Non è male neanche il martello, vi devo dire la verità. È andato via? No. Qualcuno l'ha fatto uscire. Si è incazzato forte qua. Adesso è scappato. Fantastico. Chissà dove sarà andato. Sì, Luca, ma il martello è l'arma che alla lontana mi ricorda di più la Charge Blade, che è la mia arma preferita in assoluto in Monster Hunter, perché ha la cosa delle cariche. E quindi, visto che ha quella meccanica lì, mi piace proprio lo stile di gioco. Se... Poi magari l'ascia è più efficace. Per dire, anche le doppie spade mi sono sembrate più efficaci. Però... Eccolo là. Però come arma, di per sé, il martello per ora a livello di gameplay non mi dispiace assolutamente. Non ho nessuna informazione su Peria Chronicles, Skynecro.
Lo stream di Death Stranding me ne hanno parlato adesso con la solinga. Cioè, se. Ok, sono entrato proprio mentre guardavo la chat. Mi ha preso malissimo col tornado e non andava bene. Allora, carico. Non era quello che volevo fare, però l'ho preso comunque. Il range è molto più ampio di quanto mi immaginassi, devo dire la verità. Riuscirò a fargliela tutta? No, ovviamente no. Proviamo da qua. 1, 2, 3. Sì, ce l'ho fatta. E forse riesco a pigliarlo con tutto. Boom! Sì. Boom! Non credo che manchi tantissimo a buttarlo giù, eh. Infatti è morto. Boom! Affinità con martello. 50.000 danni ai behemoth col martello. Va bene, obiettivo maestria completato. Ah, ma non è morto in realtà. Boom! 1, 2, bim, bada boom! Si può potenziare anche il terzo colpo. 1, 2, 3, boom! Interessante. L'ultima curata. Aia, questa non è andata bene. Bam. Boom. 1, 2, 3. Boom. Boom. Bam. Vediamo se riesco a stunnarlo. Forse sì. E adesso gliela faccio intera. Eh sì. Non era ancora morto in realtà. Sono stato fermo 20 secondi convinto di averlo ucciso per gli obiettivi. Infatti ho fatto schifo. Morto malissimo. Va bene, va bene. Let's keep going. 2 scaglie granitica, 3 pelle rocciosa. Lascia la caccia. Plausibile, ho detto, riroccia. Non ho le pistole, Luca. Non so neanche come costruirle, in realtà. Non posso neanche equipaggiarle, mi sa. Fate poco gli splendidi che avete l'equipaggiamento più forte del mio. Allora, tieni premuto. Ah, ancora il bug. Ok. Vediamo cosa posso costruire di Skarn. Cuore granitico. Scudo granitico. Possanza granitica. Vorrei fare delle armi in realtà prima di fare l'armatura. Drask, Gnash Skarn. Questa è la spada. Grazie per l'iscrizione, Luca Shama. La lancia. Non ho una lancia. Oh, ma credo che mi farò una. No, il martello. Credo che mi farò un'ascia di Skarn. Yoink. È potenziabile, ma non con i materiali che ho io. Grazie per l'iscrizione, Romanella. Va bene. Pregi molla tutto. Su Twitch canale PlayStation. Sì, lo so, ho visto Player from Datis che c'è lo stream di Death Stranding, ma come ho detto non si vede una minchia e secondo me fino a domani non vedremo niente, ragazzi. No, puoi farla anche adesso, mi dice Luca. Ah sì? Posso potenziarla già? No.
Non ce l'ho. Non ho. Mi manca un materiale. Ah, le pistole, dice Luca. Non so dove andarle a pigliare, però. Cioè, dal fabbro non le vedo. Mi sa che bisogna andare qua, dove c'è la prossima quest. Yoink, yoink. Ovunque essa sia. Sarà giù di qua? Sarà questo qua che mi dà le pistole, probabilmente. Sì, sta da lui, infatti. Ok, l'ammiraglio. Da dove cazzo sei uscito? Destiny 2? L'ammiraglio della corazzata. Pistole ostiensi. La la la. Lui mi sta per dare i cannoni di Hostigard. Grafica di colpi. 2000 danni con le granate a grappolo. Creiamole se granate a grappolo. Canna standard. Le pistole funzionano in modo molto diverso da tutto il resto. Ok, ora ho una pistola. Ok, canna standard, voce arma bloccata. Pistole ostiensi. Le pistole funzionano in modo diverso da tutto il resto, quindi le fai a composizione, interessante come cosa. Devi fare pezzo per pezzo. Not bad. Not bad. Vabbè, comunque ragazzi, credo che abbiate capito fondamentalmente com'è Dauntless. È un bel gioco, è un bel gioco. Per un free to play mi sembra estremamente valido, l'ho già detto. Non è assolutamente fatto male, posso capire assolutamente perché abbia comunque il seguito che ha e perché così tanta gente ci sta giocando. Non sono abbastanza sicuro che. Non, allora, non è assolutamente a livello di Monster Hunter, l'ho detto e lo ripeto. Però è sicuramente un gioco valido. E se volete un'esperienza che gli si avvicina, cioè gli si avvicina no, ma che si rifà molto a Monster Hunter a livello strutturale. Free to play, questa è la cosa probabilmente migliore che possiate scaricare. Non c'è nient'altro da dire. Da questo punto di vista qua è sicuramente un titolo valido. Non c'è niente da fare. Non lo paragono neanche a Monster Hunter perché dallo scontro diretto esce veramente con le ossa rotte. Ma pochi cazzi, comunque tanta roba. Sì, se c'è live di Kojima, lo state of play è qua sicuramente deconfermato, ragazzi. Sì, Vajvix, questo è anche un buon titolo introduttivo per qualcuno che magari Monster Hunter lo vuole provare e la sua formula la vuole testare. Proprio brutto da vedere dipende, Riroccia. A me non dispiace graficamente. Ha uno stile che non piace a tutti, perché lo stile di questo tipo qua, quello un po' cartunesco, quello che io chiamo lo stile alla Dota 2, lo stile alla Source Engine, insomma, non piace a tutti, però insomma questo è comunque un buon gioco free to play. Sì, sto per staccare Luca, anche perché io non faccio live molto lunghe, le faccio sempre da un'oretta o 2 ore al massimo e ho da lavorare purtroppo. Domani tra l'altro non ci sarò in gameplay. Ci sarò. Sì, me lo state ripetendo da 2 ore che cercava il PlayStation Live su Death Stranding. Lo riporterai? Non lo so, Lucky Luke, magari sì. Potremmo anche farlo finché non arriva Monster Hunter. Tra l'altro, Monster Hunter, non so se avete visto i video, ragazzi. Hanno aggiunto praticamente il rampino che si attacca ai mostri per tutte le armi, che offre un sacco di opzioni nuove. E pare che sia lo spadone che la spada lunga abbiano nuove mosse. E secondo me tutte le armi avranno nuove mosse. Molto amore comunque a tutti quanti, grazie per aver cacciato con me, grazie per aver partecipato un po' alle uccisioni mostruose con me. Ci vediamo domani, si spera, da Londra, dove appunto sarò per un evento. Se la connessione dall'hotel sarà buona, possibilmente Kojima farà vedere quello che deve vedere, lo commenteremo assieme. E quindi niente, ci vediamo domani, si spera. Ma tanto B5, la live di Death Stranding. Non ci sarà niente, cioè non farà vedere nulla per 24 ore minimo, secondo me. Comunque, vabbè.
Come detto, molto amore a tutti quanti, grazie per le iscrizioni, grazie per i follow, grazie per le donazioni, vi si vuole sempre un sacco di bene e ci vediamo domani da Londra se si riesce, salvo che Kojima non faccia uscire un trailer magicamente tra mezz'ora e a quel punto lo commentiamo in live. Bacioni, ciao ciao!